Gelatria finalmente addio ai vecchi impianti in disuso dell'ENI, quelli più impattanti da un punto di vista visivo e che lo furono in termini ambientali. Ad annunciarlo qualche settimana fa proprio il presidente di Raja, Francesco Franchi, in una lunga intervista rilasciata a Trincee, in cui faceva il punto sul piano di decommissioning dei vecchi impianti di raffineria. Un tema portato avanti negli scorsi mesi dall'ormai ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa e che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle vogliono adesso portare sul tavolo del nuovo ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Nel 2019 fu proprio il ministro dell'Ambiente Costa, insieme alla DD ENI De Scalzi, a siglare l'intesa per il piano decennale per eliminare i vecchi impianti e bonificare le aree. Per quanto riguarda Gela, sono già iniziati i lavori per abbattere lo SNOX, una delle due ciminiere che alla fine dell'estate non esisterà più, a comunicarlo il senatore gelese del Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice. Dopo 2 anni e mezzo di intenso lavoro e interazione con i ministeri competenti, stiamo cominciando a vedere i frutti, oltre a alcuni vessilli, perché la ciminiera dello SNOX, tutto quel comparto, ha pure una valenza, come dire, per gli impatti che ha creato nei precedenti 20-30 anni. Le ciminiere della centrale termoelettrica sono stati, diciamo, tra le principali fonti di inquinamento di tutto il territorio, con gli impatti ambientali e sanitari che tutti conosciamo. Perciò sì, e anche ha un carico simbolico non secondario, perché da qui a pochi mesi vedremo sparire una delle più alte ciminiere della raffineria, più volte anche rappresentata in quadri o nella iconografia locale. Le ciminiere di Gela venivano spesso rappresentate come ricorrenti, e a breve sparirà quella. Io mi auguro nel giro di poco, anche se non è nella programmazione, fa sparire anche il quadricanne. Entro l'estate partiranno pure la demolizione delle trivelle degli impianti coking e tanto altro. Lo smantellamento del camino SNOX è parte della fase 1, che prevede anche il decommissioning delle caldaie G100, G200 e G300 nell'isola 4, le strutture trivelle dei due impianti coking nell'isola 7, il decommissioning integrale degli impianti motor fuel nell'isola 8, l'impianto acido solforico dell'isola 2, l'impianto Texaco per il lavaggio del gas dell'isola 5, il ciclo frigo dell'impianto di frazionamento aria dell'isola 5 e altre apparecchiature e parti di impianti di altre isole, che richiederanno il coinvolgimento di mezzi speciali di cui ditte gelesi sono munite. Passi avanti anche per le bonifiche delle aree coinvolte, come ribadisce il senatore Grillino. Grandi passi avanti anche per quanto riguarda le bonifiche. Molti progetti stanno andando avanti e ora un altro passo importante verrà tracciato entro fine marzo, e ci sarà una conferenza dei servizi decisoria per quanto riguarda, come dire, diciamo, l'analisi dei suoli e tutto ciò che è di inquinante all'interno dei suoli, all'interno del sito di interesse nazionale di raffineria. I lavori continuano con intensità e ora vediamo di prendere contatti con il nuovo ministro, che avrà ulteriori compiti per questo apposto della parte energetica, che ha anche per noi una grande rilevanza.